Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di Elden Ring. Oggi vedremo come fare a trovare il dipinto Dominio dei Draghi e poi vedremo anche come fare naturalmente a trovare la soluzione. Per quel che riguarda il dipinto, siamo a Rocca delle Ombre, sul ponte delle barche, con la discesa di fronte andiamo a sinistra. Qui troviamo una scaletta. E tra le altre cose, vicino al dipinto c'è anche un segreto che naturalmente, visto che ci siamo, vi faccio vedere. Scendiamo giù. Andiamo sotto la cascata. Riscendiamo, scendiamo ragazzi, perché qua la scaletta è alta, se no moriamo. E nella stanza a fianco troviamo il dipinto Dominio dei Draghi. Il segreto invece riguarda l'accesso a questo posto. Per poter accedere lì dovete semplicemente attraversare questo muro invisibile. Noi ci vediamo tra un secondo con la soluzione del dipinto. Rieccoci. Per quel che riguarda la soluzione dobbiamo arrivare fino a Picco Frastagliato. Siamo al punto di grazia versante del Picco Frastagliato e per arrivare fin qui dovete passare attraverso la fossa del drago, arrivare al fondo della fossa del drago, fare tutto questo giro qui, arrivare alla base del Picco Frastagliato e per questa strada si arriva fino a questo punto di grazia. Ci sono diversi draghi da affrontare e un po' di soffioni da salire. Detto tutto ciò, con la grotta di fronte a noi dobbiamo andare a destra. Ci sono le carcasse di drago, le attraversiamo fino ad arrivare a quel soffione. Non andiamo nei fulmini naturalmente. Saliamo su. Seguiamo la strada. E arriviamo al dirupo. Qui invece di proseguire a sinistra scendiamo giù. Vedete, c'è anche questa roccia strana. Andiamo giù. E ci fermiamo in questo quadrato. E qui troviamo la sedia. Tra le altre cose, ogni volta che ci fermiamo qui passa il temporale e si vede anche quello che è stato disegnato all'interno del dipinto. Questo sarà l'artista. E questa è la ricompensa. Cuore di pietra. Tra le altre cose, questo oggetto qui vi permette anche di trasformarvi in un drago antico. Potenza gli incantesimi della comunione draconica. Ragazzi, il tutorial finisce qui. Se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Noi ci vediamo domani con un nuovo tutorial di Elden Ring. Ciao!